Siamo a Loreto nel santuario della Santa Casa. Sappiamo che Loreto è un santuario unico all'interno del mondo cattolico, perché non ricorda un'apparizione della Madonna oppure il ritrovamento di un'effigie o di un quadro, ma qui a Loreto noi conserviamo le pareti della Santa Casa, quelle tre pareti che facevano della grotta di Nazareth una casa, dove è stata concepita Maria, è nata Maria, dove Maria è cresciuta fanciulla e dove ha ricevuto l'annuncio dell'angelo, il grande mistero dell'incarnazione. Loreto in questo senso è unico ed è grande. Potremmo dire è l'altra metà di Nazareth e conserva in questo senso la memoria dell'unico grande evento che ha rinnovato il mondo intero. Mi piace riportare quello che diceva a suo tempo un scienziato delle Marche, Enrico Medi. Le pareti della Santa Casa vibrano ancora di quel sì che ha ricreato l'universo. Ed è per questo che anche Papa Francesco ha concesso a Loreto il Giubileo Lauretano, in occasione del centenario della proclamazione della Madonna di Loreto quale patrona dell'aeronautica. Il Giubileo inizierà l'8 dicembre 2019 e si concluderà il 10 dicembre del 2020. Un anno di grazia, un anno in cui possiamo ancora una volta ritornare alle origini della nostra fede per poter incontrare il mistero del Signore che con la sua misericordia e il suo perdono ci rinnova nella vita e ci aiuta a crescere nella santità. I Cappuccini a Loreto ci sono fin dalle origini, potremmo dire. Forse anche per questa particolare devozione che l'ordine francescano ha sempre avuto per la Madre del Signore. Ma nel 1934 Pio XI ha affidato ai Cappuccini tutta la realtà del santuario con la pastorale delle confessioni e non solo. E da allora i Cappuccini qui hanno segnato e scritto pagine belle di storia, di attività pastorale, di contatto e di incontro con i pellegrini. Da qualche anno la comunità di Loreto è diventata comunità generalizia, alle dirette dipendenze del ministro generale, e con questo è diventata una comunità internazionale. Siamo di diversi paesi e di diverse circoscrizioni. E rende unica la nostra fraternità, proprio questo essere internazionale. È una sfida vivere insieme da fratelli provenienti da diverse culture, formazioni, tradizioni, non è scontato e non è, dovremmo dire, semplice. Ma è una sfida che ci piace, ci appassiona e che vogliamo vivere con tutto noi stessi. Questa fraternità è tutta, potremmo dire, per il servizio al santuario. Dalla celebrazione dei sacramenti, all'animazione liturgica, all'accoglienza dei pellegrini, dei malati, al servizio all'Unitalsi, in questo momento anche all'accoglienza della pastorale familiare, dei giovani, è proprio dedita al santuario in senso pieno, 24 ore potremmo dire su 24 e 7 giorni su 7. Il santuario, come sappiamo, è santuario pontificio e c'è la delegazione pontificia che custodisce e fa da garante per la pastorale e tutte le attività annesse a questo discorso. La collaborazione con l'arcivescovo prelato e delegato del Santo Padre è una collaborazione molto buona, perché davvero c'è intesa, sintonia e stima reciproca. Credo che tutto questo aiuti affinché quello che noi possiamo far passare dentro il cuore dei pellegrini raggiunga il suo effetto e sia di buona testimonianza di vita evangelica e di vita cristiana.